Ma la visione di tribunali e di casacche a strisce non ha fermato Sophia Loren sulla strada della rimpatriata. Chiamata in Italia per interpretare la parte di protagonista nel film La Ciociara, insieme all'altro grande esule, Raff Vallone, Sofia è già da alcuni giorni sul set. Ma hai controllato se sul controtipo... Beh, quello è importante però, eh. Mi è sembrato un riconoscimento assolutamente dovuto soprattutto all'arte incommensurabile di De Sica. È necessario salvare, altrimenti è un patrimonio che va al dimenticatoio. Andremo per ora a vedere qual è il danno e poi sostituiamo con eventuali altri duplicati che troviamo, scene che non hanno il difetto. È buona norma usare il meno possibile il negativo originale di un film per la stampa delle copie, perché una volta che la gelatina è compromessa la scena originale non c'è più. Si è dovuto pensare a un duplicato del negativo da usare poi al posto del negativo stesso. E il duplicato si userà, una volta pronto, per la stampa delle copie. E il negativo non sarà più toccato. Non è possibile passare da un negativo a un duplicato del negativo direttamente, che nel caso del bianco e nero si chiama controtipo negativo, ma c'è necessariamente una fase intermedia che per il bianco e nero si chiama lavander e per il colore si chiama interpositivo. Stampare il lavander in un modo o in un altro è determinante, cioè riuscire a pareggiare una scena su un controtipo negativo, avvicinarla molto a quella originale del negativo, ci vuole veramente una grossa esperienza, una vera bravura. Ecco, il difetto a destra, sì, è entrato su quella scena. Ho dato le luci al negativo, ho fatto la prima copia, l'ho veduta in proiezione, mi sono segnati i punti che non andavano bene, l'ho messo in moviola, l'ho corretto e adesso aspetto le colonne nuove per fare la seconda copia. Le scene rovinate sono 8, vanno inserite nel controtipo nuovo che si farà. E la cosa più importante di tutti è questo qua, che quando vi è il controtipo lei non se ne deve accorgere che è da negativo a controtipo. Adesso i contrasti, i mezzatinte, i neri, tutti uguali. Senti, a che punto sei con la collezione? Domani si finisce, lunedì si fanno i provini. No, se noi facciamo il rullo in più e ce lo mettiamo davanti, quello va fatto. Non abbiamo alterato in nessun modo il suono originale. Una volta riversato su un supporto digitale e passato attraverso computer che eliminano tutti i vari disturbi che non fanno parte del suono originale, del suono stesso, è stato semplicemente passato attraverso il processo stereo per garantirne la lettura negli anni a venire. La musica è quella che è, anche se suona un po' come un grammofono a tromba, ma è stata incisa in quel modo lì e credo che rispecchi anche l'epoca. Anche il magnetico, purtroppo dopo tanti anni si polverizzava, cioè quell'ossido di ferro che è sopra che il supporto praticamente si perdeva. E automaticamente si perdeva anche un po' in qualità. Facciamo un po' di inventario. Così c'era in atto la sindrome acetica, cosa che nel giro di qualche anno avrebbe portato sicuramente a una distruzione. Passando dentro questo computer il suono viene pulito. Un po' del bene, me lo vuoi anche tu. Quei botti, quei crash che la macchina non riesce a definire, vengono tolti manualmente. Questo è uno. Presidente. Presidente Roosevelt. Giova. Lo spettatore poi una volta che passa non deve sentire questi interventi nuovi, ecco, il segreto forse è quello. Oh, andiamocene che qua piove. De Sica aveva questo dono straordinario, sapeva dove si nascondeva la verità e il nascondiglio
era noto a lui soltanto. L'intervento sulla Ciociara ci permetterà di restituire al film un paio di sequenze che ebbero dei tagli. Vi è uno con dei soldi, ti dice, te porto a Roma. Io mi sono sposata a Roma, mica lui. Ma come si fa? A sta insieme con vecchio. Aspetta che t'aiuto. Restaurare il cinema italiano è come trasferire a secchiate l'acqua del mare. Si ha sempre l'impressione che il lavoro non finisca mai.